Vado. Perfetto. Salve a tutti, siamo su Radio Vostok. Oggi con noi abbiamo Italo Di Sabato, fa parte dell'osservatorio, rappresenta l'Osservatorio Nazionale sulla Repressione. Subito una domanda così a freddo. Cosa è stato il G8 di Genova? Cosa ha rappresentato il G8 di Genova? E se è cambiato qualcosa da quel 20 luglio 2001? Il G8 di Genova, ormai possiamo dire che a quasi 15 anni di distanza, ha rappresentato la massima espressione della repressione di piazza e non solo che è successo qui in Italia. È stato detto subito dopo quelle tragiche giornate del luglio 2001 che in Italia erano state sospese qualsiasi elemento di democrazia. E purtroppo da quelle giornate lì, per tutti questi anni, sia come movimento siamo stati costretti molte volte a non più trattare i temi per cui eravamo andati a Genova a contestare gli 8 potenti della terra, ma in questi anni abbiamo dovuto interessarci principalmente sulla ricerca della verità e giustizia verso quello che è successo nelle strade di Genova, nella scuola Diaz, nella caserma Bolzaneto, e difendere anche i compagni che erano indagati e sotto processo con l'accusa di devastazione e saccheggio. Quindi sono stati anni in cui molto impegnativi, e sono anni ancora tuttora molto impegnativi, sul piano di quella della ricostruzione di una verità storica, perché diciamo che la verità giudiziaria di fatto ha rappresentato l'ennesima dimostrazione di come viviamo in un paese in cui anche la giustizia è una giustizia di classe. Noi ci troviamo a fare i conti con 11 compagni e compagne che sono state condannate a pene superiori a 10 anni di reclusione per i fatti accaduti durante la giornata, in modo particolare del 21 di luglio, e ci troviamo che chi ha torturato, chi ha seviziato, chi ha offeso e martoriato i corpi di centinaia di persone per le strade di Genova, chi ha ucciso Carlo Giuliani, sono stati condannati, chi a pene minime, ma peggio ancora, molti di questi sono stati promossi a gradi superiori. Quindi questa è la giustizia scaturita dalle aule di tribunale, perché è una giustizia di classe. C'è una giustizia invece di ricerca, di costruzione di una verità storica, che è quella che in questi anni abbiamo tentato in mille modi di fare, in mille iniziative, ecco, di riportare il perché di quella repressione. Quella cieca repressione è stata una repressione studiata dai poteri sovranazionali. Ecco, io credo che sbagliano chi pensa che la repressione a Genova sia frutto della volontà del governo Berlusconi dell'epoca. Io credo che invece la volontà di quella repressione è una volontà sovranazionale, una volontà voluta e studiata, perché ci troviamo in un'epoca in cui quel cosiddetto movimento, che è stato chiamato come il movimento non global, cresceva. Da Seattle in poi c'erano state varie manifestazioni in cui il movimento cresceva sia di numero di partecipanti, ma sia soprattutto di consenso intorno a quello che erano le critiche e le proposte che mettevano in campo, critiche e proposte che erano poi, oggi ci troviamo di fronte a quella che è la drammatica attualità di quello che poneva il movimento a Genova. Genova metteva in discussione quello che erano le regole di un modello di globalizzazione neoliberista che inevitabilmente, dicevamo 15 anni fa, ci avrebbe portato alle condizioni attuali di una crisi irreversibile sul piano sociale, economico e ambientale. Ed ecco perché quel movimento doveva essere represso, perché senza una repressione di quel movimento il movimento avrebbe prodotto un consenso in termini globali che avrebbe messo fortemente in crisi, se non ribaltato, quello che l'ordine oggi costituito.
Io quindi praticamente la repressione possiamo anche dire che quindi fa parte, è uno strumento del potere, quindi è uno strumento del potere che viene utilizzato quando il movimento raggiunge un livello alto, come è successo a Genova, come l'onda anomala, l'indignato, tutta questa cosa qui. Quindi diciamo che viene represso quando il movimento raggiunge livelli alti. Questo è vero? Questa, ma oggi, oggi la repressione dentro quello che è questo nuovo ordine globale neoliberale è un elemento fondante. Questo nuovo ordine globale non può fare a meno della repressione. E ha mille modi per usare la repressione. Ha la repressione di piazza, quello che è successo a Genova è emblematico, ma ha bisogno anche di altre mille azioni repressive, dalle cosiddette azioni repressive preventive, che sono quelle che quotidianamente chi ha a che fare con le lotte sociali ormai li tocca con mano, che sono le azioni tipiche, dagli avvisi orari ai fogli di via, alla sorveglianza speciale, anche agli arresti preventivi che avvengono ormai alle vigilie di qualsiasi manifestazione di carattere europeo, pensiamo a quello che è successo a Strasburgo, a Bruxelles, oppure quello che si paventa che possa succedere il 18 di marzo in occasione della manifestazione a Francoforte, in cui basta una direttiva di un ministero degli interni di qualsiasi Stato europeo membro dell'Unione che possa dichiarare che un gruppo, un singolo individuo possa essere classificato come pericoloso e questa persona senza aver compiuto nessun reato, semplicemente in base a una direttiva, può essere fermato e arrestato un arco di tempo che va dalle 74, dalle 48 alle 72 ore, insomma. Ecco, questo è un tipo di repressione che si vive in questo paese, ma ripeto, la repressione oggi è necessaria per questo, perché a differenza di 11 anni fa, quando in molti, soprattutto i media mondiali, pontificavano quello che era le magnifiche sorti della globalizzazione neoliberista, oggi quella truffa è sotto gli occhi di tutti, perché tutto, quasi l'intero pianeta vive sulla propria pelle quella che sono gli effetti delle politiche neoliberiste, che oggi vengono classificate come una crisi, ma è una crisi ben voluta, è una crisi oggi necessaria anche al capitalismo per riorganizzarsi dentro quelle regole economiche. Per quanto riguarda le campagne che l'osservatorio ha portato avanti fino adesso, i codici identificativi, la campagna 10% e adesso ci sta anche quella sull'ergastolo, come sono andate avanti queste campagne? Ci sono stati dei risultati rispetto alle campagne? Diciamo, le campagne, il risultato che hanno prodotto è quello di aver almeno aperto un dibattito e rotto un muro di silenzio intorno a questi temi qui. Concretamente, e ne eravamo già ben consapevoli, insomma, non è che si è prodotto qualcosa in termini legislativi o cambi di rotta, insomma, qualcosa che si è riuscito a costruire almeno è stato quello di aver portato ad esempio in un ambito europeo la condizione drammatica che si vive dentro il sistema carcerario italiano, insomma, essere tra coloro che hanno contribuito affinché l'Italia sia stata condannata per 3 volte dalla Corte di Giustizia Europea per le condizioni indegne che si vive all'interno del carcere, è un risultato, però purtroppo facciamo i conti che nonostante le 3 condanne da parte della Corte di Giustizia Europea, la situazione carceraria in Italia non è che sia migliorata, insomma, continua a persistere ormai la tendenza a far sì che la carcerazione, oggi viviamo in un sistema dove la carcerazione è dominante e dove dentro le carceri vengono rinchiuse quelle che sono oggi classificati come le nuove classi pericolose e quindi i cosiddetti più deboli della società, i migranti, i tossicodipendenti, i poveri.
Ecco, le carceri ormai sono letteralmente classificate come discariche sociali. E peggio ancora, nonostante il sovraffollamento, nonostante le condizioni drammatiche che si vivono all'interno delle carceri, nonostante la condanna della Corte Europea, ecco, non anche il Parlamento ancora mette mano a quelle che sono le cause strutturali di queste condizioni drammatiche. Penso ad esempio all'abolizione di determinate leggi che sono poi le cause delle incarcerazioni, la Fini Giovanardi sulle droghe, la Bossi Fini sull'emigrazione, la legge Cirielli sulla recettività, insomma. Ci troviamo, ecco, in un passaggio ormai chiaro e netto che dentro questa costruzione di dominio neoliberista si è passato da uno stato sociale minimo dove vi erano garantiti almeno quel minimo di welfare che partiva dalla sanità, all'istruzione, al diritto all'abitare. Oggi tutti questi diritti vengono messi da parte, abrogati, e si passa allo stato penale massimo. Dentro questo stato penale massimo, chi è fuori dalle regole del dominio neoliberista, chi volutamente, perché si ribella al dominio neoliberista, chi perché è costretto nelle condizioni ingenti di povertà, perché perde il lavoro, perché vive nella condizione di una marginalità o di una precarietà generalizzata, ecco, sei dentro quella costruzione della nuova figura di classe pericolosa, che è poi coloro che vengono incarcerati. Quindi noi siamo passati, e anche su questo c'era la giusta lettura del movimento cosiddetto non global che ci portò a essere presenti a Genova, ma non solo, 15 anni fa, a leggere il cambiamento di fase. Noi passavamo dalla fase del cosiddetto fordismo, in cui c'era la cultura dell'obbedienza, quindi formata dentro quello che era il ciclo di massima espansione del lavoro, siamo passati alla società del controllo e della carcerazione. E quindi i temi nominati, costruiti con grandi campagne mediatiche e di massa, sono diventati i temi della sicurezza. Ecco, il cittadino si è fatto interiorizzare alla stragrande maggioranza dei cittadini che il problema della propria situazione indigente non era le cause di un sistema politico economico che provocavano la propria indigenza, ma era dovuta a chi era più povero di te. E quindi ci troviamo, ad esempio, paradossalmente in Italia a vedere che il disoccupato guarda l'immigrato come il proprio problema e non chi provoca la condizione materiale della propria disoccupazione, della propria marginalità. E su questo il sistema ha vinto. Cioè, qui c'è la vittoria del sistema neoliberale. Qui c'è la vittoria, ecco, è super. Per ottenere questa vittoria, e ci sono voi il movimento globale del capitalismo ha agito su più forme, ha agito dall'attivare i cosiddetti colpi di Stato in America Latina negli anni 70 per distruggere esperienze di governi democratici a partire dal Cile, ecco, l'Argentina, per arrivare alla repressione di massa che c'è stata a Genova e letteralmente classificare come potenziali terroristi coloro che si opponevano al modello neoliberista e reprimerli dall'altro lato. Quindi ottenere due risultati: la criminalizzazione del movimento, la repressione, l'incarcerazione di massa, e far interiorizzare alla stragrande maggioranza dei cittadini che il problema delle proprie difficoltà non era il sistema economico e le cause che il sistema economico producono di fatto sulla pelle di milioni di cittadini, ma coloro che sono nelle condizioni peggiori delle proprie. Insomma, io credo che su queste cose, ecco, quando parliamo di repressione, non basta semplicemente tenere sotto attenzione quello che succede, produrre elementi di solidarietà o di denuncia
sulla repressione stessa. Io credo che quando parliamo di repressione dobbiamo ragionare a 360 gradi e soprattutto studiare attentamente quali sono le armi che il cosiddetto, tra virgolette, nemico mette in campo. E oggi credo che quando parlare di repressione significa anche tenere sotto stretta attenzione qual è il sistema dell'informazione in questo paese. Ed ecco perché credo che esperienze come le vostre, di avere una radio libera, di fare controinformazione, è molto importante e produce un effetto maggiore di quanto possa produrre altri elementi che possono essere considerati di antagonismo. Insomma, io credo che oggi fare controinformazione è un dovere e se possono nascere tante esperienze come le vostre, credo che possano essere elementi veramente utili alla ricostruzione di un movimento che, ripeto, è stato sconfitto sotto i colpi della repressione. Io, l'ultima domanda proprio, la legge è uguale per tutti? No, la legge è uguale per tutti, non c'è stata mai una legge uguale per tutti. La legalità è semplicemente un feticcio dei potenti, cioè, scordiamoci questo, le leggi fin quando la legalità e la legge uguale per tutti dentro un sistema capitalistico è semplicemente un ossimoro. Il capitalismo è semplicemente la garanzia del profitto e quindi non possiamo parlare di legge uguale per tutti e di legalità in un sistema capitalista. In questa fase mi ricordo, poi mi correggi tu sicuramente, per quanto riguarda Genova c'è stata una militante come Ines che ha avuto devastazione e saccheggio e praticamente gli hanno dato questo 6 anni e 6 mesi nonostante che è una bambina. Però poi dall'altro lato, se mettiamo a confronto un personaggio, una donna con una bambina tipo Elsa, praticamente faceva parte di NAR, che praticamente una volta avuta la bambina non si è fatto neanche un giorno di carcere. Ma ripeto, la giustizia, lo dicevo prima, la giustizia è una giustizia di classe e lo è sempre stato. Io credo che vadano anche ridiscussi chiaramente anche quelle che sono le cosiddette misure alternative al carcere, insomma, molte volte sono semplicemente per aumentare ulteriormente noi credo che dentro un elemento di quello che chiamavamo l'altro mondo possibile non prevede le carceri, insomma. Quindi in questo senso qui noi non auguriamo la galera a nessuno, insomma, non possiamo creare il giustizionalismo come purtroppo è stata la cultura dominante di questi 20 anni. Io credo che il sistema globale neoliberale abbia vinto in questi anni anche perché purtroppo la sinistra in questi anni ha sposato totalmente quelle in nome dell'anti-berlusconismo, soprattutto in Italia, ha sposato le tesi giustizionaliste forcaiole che poi hanno prodotto i pacchetti sicurezza, le varie leggi cosiddette di tolleranza zero, insomma, cioè, e sappiamo che cosa significa questo, insomma. Come sinistra non è che noi abbiamo, per esempio, anche a Genova, non è che abbiamo sottovalutato il problema di fascistizzazione, ad esempio, dell'arma rispetto a questo. Ma io credo che su questo è stato la sinistra, su questa cosa qui è rimasta ferma all'81, facendo sembrare soprattutto che il problema si fosse risolto con la legge di smilitarizzazione delle forze di polizia, insomma. E non ha seguito invece attentamente che cosa sia successo in questi anni qua. Perché io credo che invece vada letteralmente studiata e indagata fortemente di come c'è stata una trasformazione forte delle forze di polizia. Apro parentesi, qualcosa si è pure voluto come fascistizzazione da parte dei governi centristi. Ricordiamoci la riforma di D'Alema dell'individuare le forze dei carabinieri come quinta forza di polizia nel nostro paese, insomma. Ma al di là di questo, oggi, ad esempio, mentre prima c'era una, come dire, lo si dice molte volte nei cortei, negli slogan, che la disoccupazione ti ha dato un bel mestiere, insomma. E quindi era il tipico ragazzo del sud che per sfuggire alla disoccupazione, alla povertà, si arruolava all'interno delle forze dell'ordine. Oggi
non è più questo, insomma. Oggi per arruolarti nei corpi di polizia devi avere soprattutto un'esperienza nel campo di partecipazione di missioni all'estero, e sappiamo che le partecipazioni di missioni all'estero sono partecipazioni di guerra, formazione di un personale di polizia formato dentro i teatri di guerra. L'azione delle forze di polizia a Genova sono state azioni non preventive, ma azioni dentro un teatro di guerra. Non a caso quello che ha scaturito poi l'omicidio di Carlo Giuliani, tutto è partito dall'attacco del plotone Tuscania, che era quello che ha agito per esempio in Somalia e che è stato anche accusato di aver compiuto crimini e torture in Somalia, ed è il plotone che ha agito su via Tolemaide attaccando il corteo delle tute bianche. Sembra proprio il generale Truglio, se non mi sbaglio, è uno di quelli che faceva parte. Quindi, io credo che su questo, cioè, ripeto, la sinistra in questo paese, abbiamo una parentesi troppo larga e ampia, insomma, ma io credo che in questi lunghi 15 anni ne abbia azzeccate pochissime di cose, e di danni ne ha fatte tantissime invece. Ok, grazie a tutti. Italo Di Sabato.